La terra scoperta da Cristoforo Colombo era un nuovo continente di dimensioni enormi, 10 volte più grande dell'Europa, con piante e animali sconosciuti e popoli insediati da lungo tempo nei territori che andavano dal Messico al Cile. Gli Olmechi, presenti nella Mesoamerica già 3500 anni fa, i Maya, un popolo tra i più evoluti, la cui civiltà raggiunse il punto più alto tra il IV e il X secolo, mentre l'Europa conosceva l'alto Medioevo, e poi gli Aztechi e gli Inca. Voci di una terra piena d'oro giungono velocemente in Europa e alimentano la sete di ricchezza degli spagnoli. Solo pochi decenni dopo la scoperta dell'America ha inizio l'epoca dei conquistadores, che sono avventurieri violenti e senza scrupoli, convinti di combattere per la propria fortuna e per il trionfo della fede cristiana. Lucia, ma che stai facendo? No, niente. Lucia, la tua relazione sui conquistadores. Oh, scusami, Oscar, è che basta lanciare la parola Messico navigando su internet e ti escono fuori tutti questi posti meravigliosi. Sai, un giorno ci vorrei proprio andare. Oh, scusami, Oscar, sono al telefono. Uff, ancora lui, Jacopo. Va bene, rispondigli. Ma ricordati dei conquistadores. Ehi, Lucia! Ciao, senti, girando per la città ho scoperto una bella cosa. Qui a Roma c'è un museo che conserva maschere, copricapi piumati, oggetti preziosi degli Aztechi. Guardati il sito, si chiama Museo Pigorini. Grazie, Jacopo. Wow, gli Aztechi. All'arrivo dei conquistadores spagnoli, l'impero azteco era il più grande della Mesoamerica. E la sua capitale era Tenochtitlan, una città costruita su un'isola al centro di un lago, collegata alla terraferma da dighe e divisa al suo interno da canali, proprio come Venezia. Oggi il lago non c'è più e sulla vecchia città azteca è nata la capitale del moderno Stato del Messico, Città del Messico. Gli Aztechi avevano una fiorente economia, erano abili costruttori di templi e di acquedotti, conoscevano bene l'aritmetica e l'astronomia. Veneravano vari dei, tra cui il principale era Huitzilopochtli, mezzo uomo e mezzo uccello, dio del sole e della guerra. Nel XV secolo avevano creato un grande impero, il più grande della Mesoamerica. Ancora lui? Ma cosa vorrà stavolta? Ciao Jacopo. Lucia, una cosa importante. Dimmi, che c'è? Ho scoperto che gli Aztechi sacrificavano vittime umane ai loro dei. Davvero? Sì, il grande sacerdote apriva il petto alla vittima e gli strappava il cuore. Ma sono solo leggende. No, non sono leggende. Pensa, ci sono ancora conservati grossi coltelli per i sacrifici. E poi ci sono dei manoscritti aztechi. La mia relazione sui conquistadores la devo finire per domani. Ah, allora aspetta, ti mando un link. Potrebbe tornarti utile. Il conquistatore spagnolo Hernán Cortés disponeva di poche centinaia di uomini. Eppure, in poco più di 2 anni, tra il 1519 e il 1521, riuscì a conquistare Tenochtitlan, a massacrare un gran numero di aztechi, a uccidere il loro re Montezuma e a sottomettere l'intero impero. Più tardi, nell'America del Sud, Francisco Pizarro, dopo aver tratto in inganno il re degli Inca Atahualpa e dopo averlo ucciso, marciò sulla capitale Cuzco e la conquistò nel 1533. Gli antichi imperi indigeni divennero vicereami di Spagna. In effetti pare incredibile che pochi soldati spagnoli abbiano potuto conquistare imperi con milioni di abitanti, organizzati in società evolute. Ho riassunto i punti di forza dei conquistadores spagnoli in questi 3 punti. 1. La superiorità degli armamenti. Infatti gli spagnoli avevano corazze d'acciaio, archibugi e cannoni, mentre gli indios combattevano con frecce e lance. 2. Il malcontento dei popoli indigeni. Infatti gli aztechi avevano sottomesso molte genti, imponendo pesanti tributi, e queste genti volevano liberarsi. 3. La credenza che gli stranieri fossero dei. Sì, anche questo aspetto non va sottovalutato. Antiche leggende parlavano di un dio, Quetzalcoatl, che sarebbe tornato a riprendersi la sua terra.
e forse Montezuma pensò di riconoscerlo in Hernán Cortés. Inoltre, gli spagnoli montavano i cavalli, che al tempo erano sconosciuti in America. Agli indios devono essere sembrati degli dei immortali. Infine, gli indios che sopravvissero ai primi scontri armati vennero decimati dal lavoro forzato imposto dagli spagnoli e soprattutto dalle malattie che gli europei portavano involontariamente sul nuovo continente, come il vaiolo, il tifo, il morbillo e la semplice influenza. Il risultato fu un disastroso calo demografico. Guardate questo grafico. Fra il XVI e il XVII secolo, gli indios sono passati da 45 a soli 9 milioni. È da qui che nasce quel fatto orribile che è la tratta dei neri. Siccome calava la popolazione indigena, gli europei pensarono di rifornirsi di schiavi altrove. Vennero raggiunte le coste dell'Africa occidentale. Si distrussero e si saccheggiarono centinaia di villaggi. Intere generazioni di uomini e donne vennero incatenati e portati oltreoceano, privati per sempre della libertà.